Sono con il presidente del GUS, riprendendo Lucio le tue parole da studio. Qualche giorno fa si era autodefinito la Boldrini di Macerata, un po' al centro delle polemiche degli ultimi giorni. Mi accusano, ma io lo dicevo in maniera simpatica e ironica. Io sono fiero del lavoro che faccio, sono fiero della mia organizzazione e oggi sono fiero di Macerata. Sono fiero di stare qui con questa manifestazione di antifascisti e antirazzisti che non hanno paura, senza però. Esatto, portate tutti questa spilletta con questo hashtag, però cosa indica? Però è un grande alibi che tutti ci diamo ogni giorno. Non sono razzista, però so troppi neri, non sono razzista, però qua, non sono contro gli omosessuali, però, basta però, bisogna scegliere da che parte stare. Oggi Macerata sta dimostrando qual è la parte migliore. C'è una storia umana che andrebbe raccontata rispetto ai 6 feriti del raid di Luca Traini di sabato scorso. Peraltro siamo praticamente al cuore di Macerata, alle nostre spalle c'è l'ingresso alla città ai cancelli e davanti a noi c'è Corso Cavour. In fondo a Corso Cavour c'è il monumento ai caduti, dove in pratica c'è stato l'arresto di Luca Traini, quindi in qualche modo siamo in un punto anche simbolico della città. È stata la sceneggiata di Luca Traini, che però è stata molto pericolosa. E la sceneggiata dove ha posto termine alla sceneggiata che ha fatto, dove ha posto termine al raid terroristico che ha fatto contro delle persone che avevano soltanto la pelle nera. Questo non deve più succedere né a Macerata né in nessun'altra parte. Dicevamo di questa storia umana, c'è un ragazzo che anche noi abbiamo conosciuto, intervistato, lo ha fatto Lucio Cristino, Wilson, che sta cercando chi l'ha soccorso negli momenti successivi, insomma, sì, quando è stato ferito. Una ragazza bianca maceratese l'ha soccorso, l'ha confortato, l'ha aiutato e possiamo dire che l'abbiamo trovata. È una ragazza che fra qualche giorno, quando lei deciderà, la accompagneremo da Wilson perché lui possa ringraziarla. Lei non vuole pubblicità, quindi non diremo come si chiama, non lo sappiamo, però ecco, l'accompagneremo nei prossimi giorni a trovare Wilson. Wilson è grato a lei come è grato a tutti gli italiani e a tutti i maceratesi. Wilson dove era stato colpito? Wilson è stato colpito al torace, una pallottola l'ha attraversato da parte a parte, soltanto per fortuna non ha avuto leso nessun organo vitale e Wilson è un ragazzo, ricomincerà a vivere. Da dove viene? Wilson viene dal Ghana, è un ragazzo come tutti, è un ragazzo che pensava che in Europa non succedessero queste cose, ora piano piano recupererà una normalità, noi lo aiuteremo. È una domanda forse un po' fuori contesto, però gliela faccio comunque. C'è una polemica, insomma, sui conti del GUS. È una polemica strumentale, è un signore, è una parte politica che stanno cercando di affossare noi perché noi non abbiamo paura del lavoro che facciamo. I nostri conti sono pubblici, i bilanci sono nel sito. Tutti possono vedere i bilanci nostri fino al 2016, quello del 2017 sarà fra qualche mese, non c'è niente di misterioso, questo signore in cerca di pubblicità e che riceverà delle nostre pesanti querele e con tutti i soldi che ci darà questo signore noi faremo progetti per gli immigrati e per gli italiani che hanno bisogno. Vi occupate appunto dei richiedenti asilo qua a Macerata, come si lavora da sabato scorso, come si lavorerà in futuro, è cambiato qualcosa? Si lavora male, si lavora con paura, ma noi continuiamo, siamo abituati a lavorare in situazioni, in paesi difficili, Macerata non è diversa da ogni parte d'Italia, il nostro lavoro non è facile, mai lo è stato, adesso si tratta di recuperare una voglia di stare insieme, nonostante gli articoli dei giornali, nonostante i desideri di pubblicità di questo signore, noi andiamo avanti e Macerata è molto meglio di questa qua. Grazie. Presidente, c'è solo un presidente! Un presidente!